Buongiorno, buongiorno, siamo a colazione. Lui ora prenderà le uova dal menù. Omelette con Yeah, omelette con i funghi, yeah. Il formaggio, yeah. Ecco, arrivate le omelette per il marchetto. Buona colazione. Io ho già finito la frutta. Due brioche, il succo e ora bevo il tè perché siamo nella valle del tè. Che te lo dica a fare? Ok, io ho fatto la nanna in macchina, abbiamo fatto circa un'ora e mezza di viaggio. Anche due? Bene. E siamo scesi un po', diciamo, alle pendici della montagna che eravamo ieri. Siamo intorno a un posto, una località chiamata Ipu. E dove ci sono dei templi da guardare, e quindi ora ci stiamo recando a vedere questi templi. La cosa strana è che sono uno attaccato all'altro. பாப்பா என்னைக்குமே எடுத்தா இப்படி எடுத்து இப்படி வீசணும் அப்பதான் எல்லாரும் சாப்பா பாத்தியா அப்ப போட்டோனே கொஞ்சம் தூரமா வீசணும் அப்பதான் எல்லாம் வந்து சாப்பிடும்
Ciao, cucciole. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Quanto che ce n'è? No, viscide, cioè... Però sono d'acqua. Quelle là sono proprio d'acqua. Queste invece sono da terra, ma... Questa non lo so, questa è un misto. Le là sono d'acqua. Quindi se tu liberi una tartaruga qua, gli vieni a dare da mangiare i pomodori al forno, liberi il karma. Cosa, amore? Sto agitata una tartaruga. Ci sono due scimmie bastarde. Sì, invece si dice. Guardale come sono furbe, guardale. Sono tutte furbe con quella codina, gliela andrei a tirare. Va, 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 va come va. Va. Dispettose. Dove è andata l'altra? Bisogna sempre tenerla d'occhio. Oh, non la trovo più. È là. Dispetto. Guardale, guardale, guardale. Dispetto. L'altra è di nuovo persa. Dove è andata? Io me ne vado. Ah, tornano indietro. Dispetto. La Marca adesso ha visto sto Buddha dentro a questo buco. Ma io gli ho detto che io non ho visto nessuno entrare. Vabbè. Ma se io sono qua, le scimmie non le trovo più. Bello, bello. Ma io sto qua, nessuno ci va. Marco è sparito. Questo è un altro tempio. Al cospetto del Buddha. Sì.
Cosa c'è, amore? Mi si tolte le scarpe. Ah. Altro tempio. Ling Sentong. Tra l'altro, un secondo prima, dove eravamo di là a vedere nell'altro giardino a fianco il Buddha, quello che ho detto, siamo di rimpetto al Buddha, c'erano delle palme lì e è appena crollata una foglia immensa di palma, ha fatto un ciocco della Madonna e, cioè, se uno c'era sotto, boh. La vita è fatta così, di attimi, di momenti, anche di fortuna, cioè, nel senso, sei lì nel momento sbagliato. Praticamente quando questi, penso, bruciano tutti, poi si sfaldano, si rompono e in questi pezzi qua ancora vedete fumanti. Ok, erano quasi le 2, quindi iniziavamo ad avere fame, non guardate come sono conciata. Quindi, senza andare a cercare troppe cose, siamo passati davanti a un pizzato, ci siamo fermati. Sì, Quindi, ci siamo fermati qua, adesso abbiamo fatto l'ordine e per il momento sono arrivate le patatine con la Coca-Cola. Faccio vedere. Io Coca-Cola normale, lì abbiamo tolto tutto il ghiaccio.
perché abbiamo fatto l'ordine col telefono, quindi non potevo dirglielo. No ice, patatine mie, questa è una Fanta ai frutti rossi, ketchup e patatine. Il ketchup qua è piccante, spicy, chili, me ce lo metto. E poi abbiamo preso due pizze, vi faccio vedere. Ecco le pizze, una al salame e l'altra al formaggio. Caffettino, proviamo un po'. Serve questo caffè. Questo è il marchetto. Ma guardate che bellissima sta cosa. C'è l'unico fiore al centro. Mi piace un sacco, molto asiatico. Allora, abbiamo spostato la macchina e siamo venuti in direzione di questo tempio qua, il Kek Tong. E ora andiamo. Questa è l'entrata del Kek Luk Tong. Se non ci picchia niente in testa. Notare l'acqua che scende dalla caverna. Tra l'altro ci sono anche dei volatili che volano, non so se sono piccioni o pipistrelli. Continua a sgocciolare in ogni dove. Arrivo senza. Ma ciao, ciao a tutti. Allora, non so perché adesso vi ho salutato in questa maniera, non è inizio video. Allora, abbiamo preso di nuovo la macchina
e dopo il tempio e siamo venuti in direzione albergo. L'albergo di, siamo già dentro la camera, la suite, è un po' una cosa un po' proprio asiatica, orienta al proprio style, da fare proprio relax, un po' tipo proprio holiday mood. E ora vi faccio vedere, molto carina, molto simpatica, mi sembra di essere un po' un misto tra le Filippine e la Polinesia, un'ambientazione un po' del genere, un po' Bali, molto Bali, molto Bali. Vi faccio vedere. Ok, innanzitutto ci hanno dato come benvenuto questo frutto esotico, non so, un misto tra un pompelmo o qualcosa del genere. È molto grande questo resort, questo villaggio, è immerso nella giungla, è recintato, ovviamente protetto, e ci sono varie ville suite e sono raggiungibili, ci portano direttamente con la buggy machine. Ok, questa è la letto, diciamo, vedete anche gli arredi sono tutti molto Bali style, là il soffitto molto alto. Ecco, ho messo lo zaino. Allora, qua abbiamo il nostro terrazzino privato. Ora non apro perché ci sono già i moschitos che mi hanno maledetto e punzecchiato. Comunque, poi mi devo dare il repellente. C'è il nostro tavolino per poter stare fuori con il laghetto, dove penso ci possiamo fare anche il bagno. E lì c'è la tigre che spaventa le scimmie perché ci sono tutti attorno. Ripeto, abbiamo già incontrato una scimmia, un ramarro. Insomma, ci sono varie iguane, vari animali. Diciamo, siamo proprio nella foresta. Poi, come potete vedere, a fianco al letto c'è la nostra piscinetta privata, diciamo la nostra cascatella, dove poter stare lì a bagno, Maria, diciamo, e insomma stare lì fermi e non fare niente. Laggiù in fondo invece c'è praticamente, questa è acqua della piscina, tanto per capire, invece laggiù in fondo c'è una vasca con l'acqua proprio del lago, della foresta, che abbiamo già visto, dove possiamo andare a fare il bagno. Non apro per lo stesso discorso dei mosquitos adesso. Comunque quella è acqua, diciamo, della piscina, e invece quella è acqua proprio termale del lago, che abbiamo già visto, quello grande, diciamo, al centro del villaggio. Questa è una doccia. Lì c'è il WC, evito di farvelo vedere, qua c'è il bagno. La bilancia non so cosa serve, e qui c'è il mosquitos da mettere repellente. Qua abbiamo messo le valigie. Ok, appunto, ci sono il tutt'attorno nella diciamo in questo resort ci sono, c'è la lobby, una libreria, poi ci sono diverse cave, proprio insenature, proprio delle cave, delle grotte, una per la meditazione, l'altra è per fare yoga, l'altra invece è quella con i cristalli naturali, poi appunto c'è il lago centrale dove fare il bagno, appunto con l'acqua proprio della foresta, qua della giungla, poi ci sono vari bar, vari locali, locale colazione, locale ristorante dove andremo stasera, che abbiamo già prenotato, mi sembra per le 8, insomma ci sono varie attività da fare, tutte basate comunque sulla meditazione, yoga, relax e contatto con l'ambiente, con la natura, eccetera eccetera eccetera. Ok, quindi mi sembra di avervi detto tutto. Ok, noi adesso ci siamo infilati il costume, l'accappatoio, l'infradito e andiamo nelle varie caverne, sotto nel lago, laghetti, piscinette, insomma andiamo un po' fuori, vediamo. E vediamo cosa fare. C'è un'aria calda, però onestamente stavamo pensando io e Marco che passare nella giungla qua in mezzo senza niente, sì che abbiamo dato il repellente, però io sono anche terrorizzata da quelle scimmie bastarde. Sì, siamo proprio in mezzo alla montagna, alla giungla, alle cave. Allora, prima è passato un iguana gigante. Cioè, ma Marco, aspettami. Io lo so già che urlerò. Ma ti sei scaricata la mappa, bravo. Sì.
in ogni angolo c'è un corsetto d'acqua, un fiume, un laghetto, una cascatella, o una cava, o un angolo meditazione, o comunque c'è tutto il verde della foresta, della giungla. E, insomma, tutto per richiamare comunque il relax, la meditazione, insomma, tutto così, mindfulness. A te piace, però? Wonderful. It's wonderful, wonderful, wonderful. It's wonderful, wonderful. Proprio wild, eh? Poi ci sono queste vaschette qua, che però la più fredda è questa, e poi ce n'è una là da 40 rotti, io muoio. Sono hot dipping pot, ma io muoio da, cioè io voglio l'acqua un po' più fresca. Marco invece ci sta da Dio, Marco adora queste cose, anche l'acqua della piscina là era calda, vedete, poi va a crescere 39,7, cioè io posso morire. Cioè, a me che piace la roba un po' più a 36,9, aspetta, forse questa va bene, arrivo. E poi questa qui che io ho detto 41,4, cioè 41,4, io cioè 41,5, cioè io non so, tutta acqua calda, cioè io che sono ligure amo l'acqua fredda, ma Marco invece sta da Dio. Marco proprio. Ecco, vedete Marco? Marco sta da Dio. Guardami. Si metta in posa, che la fotografo. Ah, il mio amore. Amore, prima di partire la doccia, eh? Con l'acqua calda, eh? No, acqua calda, no. L'acqua calda, no, basta, acqua calda. Lo vedete il calore dell'acqua che fa tipo una specie di fumetto? Lo vedete? Che fa una specie di fumetto, e vi posso dire quanto bolle l'acqua. Abbiamo aperto appena un attimo questa, pensavo all'inizio è venuta leggermente fredda. Adesso guarda che è fredda, senti che hai detto, invece viene fredda questa. Ma amore che fredda è. Sì, come? Ma poi dopo viene calda. No amore, abbiamo attaccato l'altra, quella che ho detto che era caldissima. Questa è fresca, ah. I love you. Io ragazzi, allora calda se c'è la neve, sì, ma se no io voglio l'acqua fredda. Adoro. No ragazzi, non potete capire. Allora, adesso aspettate che giro. Allora, non potete capire, dal laghetto, che io ci ho infilato le mani fino adesso, è uscito 4-4 un'iguana, un ramarro, non lo so, lunghissimo, grossissimo, proprio uscito dall'acqua e se n'è andato, io posso morire. Cioè, io adesso chissà dov'è. Film, dove ha camminato lì. Dov'è, sì? Sì. L'avevi bagnato, lì dove. Sì, dove ha camminato la zampetta, quella è la coda, lunghissima. Cioè ragazzi, ma io vorrei sapere, era lunghissima, adesso io voglio sapere quest'acqua qua colore dov'è, cosa ci può essere?
Io non voglio più vedere niente. Anche qua la scimmia, sì, la scimmia, la tigre spaventa scimmia. Speriamo che spaventi anche i lucertoloni. Comunque qua invece è fresca l'acqua, quindi adesso vado un po' più, soprattutto anche per la circolazione delle gambe, perché comunque l'acqua la calda. Oh. E qua ci dovrebbero essere i pesci che fanno la pulizia dei piedi. Io forse non ho sentito mezzo. Eccolo lì, vedete il pesce? Che fa la pulizia del piede. Ci sono i pesci, vedete? Allora siamo in una cava, in una caverna caldissima, umida. E non so cosa dobbiamo fare, io ho paura. Sei sicuro, Marco, che non ci siano le scimmie e le bestie? Marco? A me non piacciono queste. Allora qua andiamo da un'estremità all'altra. Ho trovato questa vasca idromassaggio che è chiamata Ice Pool. Quindi è proprio come se ci fosse il ghiaccio. Cioè, quindi adesso io mi devo rintemperare un po' le gambe, però nel senso, questo è proprio ghiaccio puro. Maria. Ci andiamo da un'estremità all'altra, farà bene. So, tonificherà. Io però ho bisogno di riprendermi un po' la circolazione, almeno con le gambe. Però non so se riesco ad andare più del ginocchio. Ok, ora mi sono sdraiata un po' sul lettino, quello dalla piscina, la prima che abbiamo provato. E mi voglio un attimino rilassare, perché se no, se stai a provare tutte le cave, se stai a entrare e uscire da una vasca, l'altra fredda, l'altra calda, cioè per delle ore intere, sono anche, cioè, stanca. Poi se mai posso rientrare, adesso sto un po' qui, e lì vedete c'è la piscinetta e poi mi tuffo. Però nel frattempo Marco è andato, però io sono un po' in allarme perché tra le varie bestie ci sono anche le farfalle, che quelle notturne, quelle diurne, e sapete che io ho un po' la fobia delle farfalle, quindi niente. Ecco, vi dicevo, Marco è andato in un punto, diciamo, per i clienti, dove digitando un codice ti danno da bere, non so in realtà cosa, comunque delle bevande e dei gelati. Quindi non lo so, io il gelato non ne ho voglia, però se portasse qualcosa da bere potrei anche assaggiare qualcosa. E comunque all'arrivo, come del resto in tutte le isole, ti danno il benvenuto con un'acqua speciale aromatizzata al ginger, alle erbe comunque locali, buona, dissetante, fresca. Ok, adesso mi rilasso un po'. Adesso siamo nella piscinetta del nostro bungalow. Ah, questa è bella fresca e quella è calda. Ah, mi fai fare due foto, te lo metti quella fredda? Com'è lì? Calda. Bella, tutto bello. Vai, vai.
Ora apriamo il benvenuto nella suite, che non so che cos'è. Amore, se ti è andato quello vuol dire, siamo comunque qua nel nostro terrazzino. Non so, mi stai da però. Non so. Che buono. Di agrume. Di agrume? Cosa un po' bella. Quanta no, è un tra un lime. Ecco, non so dalla C. È a spicchi? Sì. Oh, wow, ma come si chiama? Non lo sappiamo? E c'è un bigliettino là. Ma non ho capito. Guardate. Com'è? Qua è come hanno le cortecce e i frutti. Anzi, beh, sembra. Assaggia. C'è ancora il bianco, c'è il bianco. Io non ho capito come si chiama. Vabbè, ma come il bianco dell'arancio, un po' lo mangio, non ti rimane nel culo, eh. Stiamo aspettando. Oh! Damn. Non è così forte il sapore. Sì, ma di cosa sa? È molto più delicato del profumo. Di qualche ripea. Cioè, ma si può, me ne dai un cavolo di spicchio? Cioè, non ti parla, non ti sa dire niente, se lo mangia lui te lo ciuccia e non ti dà il coso. Devo, ma io non so, ma cosa mi hai preso per servitore? Ma è normale parte? Che ci sono questi disegni nel tuo telefono? Sono per metterlo dritto, amore. Ma questo è un mezzo spicchio. Ma perché mi hai dato mezza a me? La prima sta arriva l'altro. Buoni frutti tropicali. È delicato. È delicato e leggermente aspro alla fine, però, vero? Non sa di pera, no. Oh, sa di un lime molto 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 delicato, o di un pompelmo molto molto delicato, ma neanche, però è buono. No, devo tagliare. Siete caduti. Sa un po' di patchouli. Un po' di? Quei profumini sandalo patchouli. No, tutto no.
Marco? La scimmia? No, ti vado. Non è un pesce. È un pesce scimmia? È un pesce di fatta su. Vedi che vengono. Sei quasi quelle. Questa è l'entrata del ristorante dove abbiamo prenotato stasera. Sì, questa per me, grazie. Sapevo che mi amavi, ma non così tanto. Bellissimo! Wow! Mamma mia, che bel tavolo! Togliti un po', amore. Quanti Don Perignon. Ah. A me interessa il vino che non ho visto. Quelle 10 di farola, quelle dei due? Io prendo quello di Varsovia. Guardate il nostro tavolo romantico con la pietra di rosa e la rosa che mi hanno fatta avere. E siamo proprio nella cava calcarea, insomma tutta roba naturale. Ok. Grazie. Wow. It's just for decoration only. It's just one bite, but using your fingers, no cutlery. Thank you. Thank you. Wow. Ma oh, praticamente cosa sarebbe? Dico adesso per fare del cibo. Sì, ma dico su questo qua che cos'è? Lo so solo dire. No, amore, lì il fumo. Non so il materiale. Per me dice il tipo dello zono, vedi? Azzono, allora. Caviale è qualcosa e foie gras è qualcosa. Allora, una zuppa di qualcosa, non chiedetemi cosa oltre ai fiori che c'è, con brodo di pollo. Qui c'è del pane che c'è da mettere dentro. Cosa fa sto qua col flash? E mio marito c'ha un'altra zuppa con dei fiori e qualche altra cosa. Io c'ho gamberetto. Tu c'è gamberetto? Io cosa c'ho? Gamberetto giapponese. E io cosa c'ho, scusami? Guarda cosa viene fuori, guarda cosa viene fuori, guarda cosa viene fuori. Cos'è questo? Cos'è quello? Cos'è? Chi lo sa? Mm. Che bello, è un fungo. Poi con i funghi pesanti. Ah, oh, meno male. C'è una cappella dentro. Caviale, merluzzo e qualcos'altro. E qua ci devono essere delle noci e qualcos'altro. Questo è qualcosa da boh. È uno sciottino. Uno sciottino, ma di cosa? Bene, uno sciottino, sciottiamo. Questo deve essere agnello e qualcos'altro. E quello deve essere carne giapponese, vengo. E tartufo? Dammelo a me. Sì. Gelata al cocco e non lo so. Deve essere cioccolata. Ok. E gelata al cocco e non lo so.